Sono le 13:11 di giovedì 9 dicembre. E stasera ci sarà la finale di X-Factor 2021. Chi vincerà? Beh, non è facile azzardare un pronostico. In questo video provo per gioco a indovinare l'ipotetico vincitore, ma bisogna ricordare che la finale viene trasmessa non solo da Sky, ma simultaneamente viene trasmessa su TV8 e altre piattaforme streaming. Quindi a votare c'è una fascia di pubblico più allargata, e di questi magari non tutti hanno visto le performance precedenti dei cantanti e quindi si baseranno soprattutto su ciò che vedono e ascoltano stasera. Io dico che secondo me i Bengala Fire non hanno molte chance di vittoria, secondo me non sono un gruppo sufficientemente magnetico per catturare la maggiore attenzione per essere votato di più, però magari sbaglio, Fello è bravo e talentuoso, ha un timbro di voce particolare, questo tuono basso, ma per convincere il pubblico ci sono molti fattori in gioco. Devi riuscire a creare un ponte tra tu che canti e chi ti ascolta, e penso che un Gian Maria o un Baltimora siano più esperti di lui in questo. Sostanzialmente io credo che se la giocheranno Gian Maria e Baltimora, perché loro riescono a creare delle performance più comunicative emozionalmente e fanno anche delle loro insicurezze dei punti di forza. Poi alla finale i cantanti canteranno sicuramente i loro singoli, e insomma quello di Gian Maria, il primo singolo, quello dei suicidi, è davvero un bel pezzo scritto davvero bene, e anche l'altro singolo, Senza saliva, è un pezzo autentico, cantato un po' sopra le righe, ma in maniera divertente, coinvolgente. Mentre il primo singolo di Baltimora, che lo ricordiamo che è anche un bravissimo produttore, è un pezzo costruito benissimo, è costruito per diventare un hit di successo, con questo ritornello che rimane indelebile dopo pochi ascolti. E anche il secondo singolo mostra una bella fusione di stili, e lui risulta sempre credibile. Come artisti a me piacciono molti entrambi, tutti e due, perché sebbene come timbro di voce io preferisca Baltimora, Gian Maria riesce ad affrontare dei pezzi storici del cantautorato italiano in questo suo stile, e a volte scrive anche delle barre, scrive appositamente delle strofe che si integrano col resto e ci stanno bene, si sposano bene, quasi disegnando una nuova canzone. Secondo me alla fine vincerà Gian Maria, perché ha dei bei capelli. no scherzo, no, comunque a parte gli scherzi, ho letto che stasera, ipotizzando passi le varie manche, canterà ben due canzoni di Vasco Rossi: La nostra relazione, che canterà in duetto con Emma, poi canterà anche Jenny è pazza, e poi canterà Rimmel di De Gregori. Potrebbe riuscire a convincere varie fasce di età. Vedremo se indovino, però per me va benissimo sia che vinca Gian Maria che vinca Baltimora, ed auguro un gran successo a loro, che poi uno arrivi primo e un altro secondo, è il dopo che conta. Sono veramente curioso di ascoltare i dischi di questi due artisti quando usciranno. Comunque, sempre per indovinare per gioco, la mia classifica è: primo, secondo me arriva Gian Maria. Secondo me arriva Baltimora. Terzo, secondo me arriva Fello. E ultimi arrivano i Bengala Fire. Vediamo se indovino qualcosa. Ciao da Svideo!